Buongiorno miei cari vicini. Quali vicini? Io non ho mai vicino nessuno. Sembro una reietta, un trice, lontana da tutti. Ma che modi sono? Alessio Nardo, Riccardo Cotumaccio, dove siete? Buondì Valentina, Alessio, buongiorno a tutti. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Io per adesso non sento benissimo Valentina. Io sento malissimo in generale, sì. Ah, ok, io pure mi sento un pochino più metallici del solito. Forse ora meglio, faccio... però, ora sì. Un po' meglio. Ora sì, la sento meglio. Si sta assestando? Bene, allora fate così, fatemi sapere perché altrimenti chiudiamo il collegamento e lo riapriamo. E ci no, prima sembrava di essere all'interno di un phon. Ah, cioè, beh, mentre ci si asciuga i capelli. Molto bello, devo dire, in effetti è una bella immagine anche di essere un bello ascoltare, insomma, se già beh, complicato. Cotumaccio è stato spesso all'interno di phon, quindi sa perfettamente che esperienza. Certo. No, dire. Però avendo i capelli molto lunghi conosco bene, no, vabbè, il però... suono del phon, quindi asciugandoli per diverso tempo, quindi sto là. Sta là. Se no gli piace il vicale, capito? Fa la fine mia che mi muovo più. Ah. Ma che dramma. Ma questo è Bonocore che ha messo il suono, altrimenti mi preoccupo di nuovo. Sì, non è la tua immaginazione, possiamo rassicurarti in questo senso, altrimenti sarebbe un problema. In effetti no, ti rassicuro, Rick, Mirko. Perché, ragazzi, Bonocore riesce in mezzo secondo netto a trovare anche il rumore del phone a metterlo in diretta. Vabbè, ragazzi, il phone è il numero uno staccato. Un professionista straordinario, Mirko Bonocore. Guarda, ma che sta da dì? Ecco, con tutta la mascherina. Cioè, pensaci un attimo, non è facile in mezzo secondo trovare il rumore del phone da qualche parte e metterlo in diretta così, cioè ci vuole veramente anche una certa velocità oltre che una certa abilità. Sì, ma pensa tu quante cose molto più articolate anche lì a livello di intelletto e quante associazioni riesce a fare Mirko in meno di un secondo. Pensa al phone ne spiccia a casa, cioè nel senso per lui è proprio una roba dei no. Poi si perde, il Mirko Bonocore mi si perde in piccoli dettagli. Ad esempio, dopo aver chiamato Cotumaccio su Skype, gli ha chiesto se avesse Skype. Cioè, poi alla fine il Bonocore mi si perde su questi piccoli. Ma quello perché è rincoglionito, lascia perdere, però è reattivo, perché lui è reattivo in maniera quasi automatica da una vita. Poi sulle cose semplici, no? Ragazzi, sono le sette per tutti, può capitare anche al Robocop Mirko di sbagliarsi. In effetti, Mirko, hai fatto una gran domanda, cioè da di aia. Sì, se vuoi, aia. Cioè, ormai poi è scettico a prescindere, sì, questo tono. C'ha ragione. Cioè, vabbè, vai a d'attorto. Ce lo prendiamo così. Quindi, che fate questo weekend, ragazzi? Cosa vi siete programmati? Ma intanto stasera io parteciperò alla Perigame. Ma ora, grazie, ci sono abita 3 settimane. Mio grande ritorno sul campo, io mi concedo raramente a queste iniziative, invece oggi è vero. Al campo. Infatti poi lo rivedremo ad agosto, Mirko, preparati, oggi ci fa sta cortesia, capito? Poi dopo. Ed è per questo che Bonocore mi ha chiesto, ma tu hai Skype? Eravamo su Skype. Bello, il dramma, nasce da qui. Tra l'altro Bonocore mi ha promesso un premio abbastanza ambiguo, però vabbè, non sto qui a dirlo in diretta. Premio che anche Alessio ha sentito, non lo so, vabbè, vediamo io che non succede. Non ne voglio sapere nulla. Lancia beffata. Ragazzi, sono emozionatissimo perché credo che durante questo weekend andrò a buttare l'immondizia, quindi sarà la seconda volta quindi sono molto emozionato. Guarda, adesso a parte tutto, però quando si rimette piede fuori di casa, magari per chi non è abituato a stare in giro tutto il giorno, Vale va al lavoro tutti i giorni, così come Riccardo che ha l'altro lavoro, per chi invece come me è abituato comunque in questi ultimi giorni, in queste ultime 2 settimane a stare in casa, non uscire mai, anche uscire per andare a buttare l'immondizia, si rivela comunque un'esperienza abbastanza intensa, un'esperienza importante, ragazzi. Certo. Io mi immagino Alessio che scendendo per buttare l'immondizia in sottofondo gli si attiva la musica dell'ultimo dei Moicani, che si sente eroe fondamentalmente, sì. Che è soltanto per buttare l'umido fondamentalmente, sì. Esatto. Però sì, è un'esperienza, ormai esci di casa, certo. E dici wow, che bello, è un lusso quasi. Sì, poi sei curioso, ti guardi attorno, magari cerchi di capire se c'è qualcun altro in giro. È veramente un'esperienza forte dal punto di vista anche emozionale, capito? Io la polemichina ce l'ho invece perché ieri, mentre scrollavo la home di Twitter, mi è capitato sotto mano un tweet, tra l'altro di un profilo molto molto apprezzato anche da, non soltanto dai colleghi sportivi ma anche dai lettori, che è Opta Paolo. Ah, Opta, va bene? Certo. Paolo! Va bene, sì. Opta cretino. Paolo, sì. Ecco. Allora, io ho letto questo tweet qua, tra l'altro con un'immagine bellissima. Francesco Totti, bello, è stato il giocatore dell'Italia
che ha preso parte a più reti nel mondiale del 2006, ovvero 5, un gol e 4 assist. Decisivo. Ci avete rotto le palle per anni, gli avete rotto le palle per anni, che è stato poco decisivo anche nel mondiale nel 2006, dove è stato il giocatore che ha preso parte a più reti del mondiale. Ieri Opta Paolo ricorda ai detrattori del capitano che è stato il migliore pure là con una gamba sola, va bene? Oh. E basta. E, guarda, il mio grande rimpianto è legato poi alla mancata conferma di Luca Toni a fine stagione, perché Toni era considerato un giocatore, diciamo, troppo in là con gli anni, ne aveva 33. Adriano, mannaggia la miseria. La Roma lasciò andare via Toni a zero, senza appunto riscattarlo, e prese Adriano. Poi si accorse la dirigenza romanista, si accorse che internet Adriano non poteva dare grossissime garanzie, e arrivò Borriello praticamente nell'ultimo giorno del mercato estivo del 2010. Toni poi nel corso degli anni qualcosa di importante ha continuato a fare, fino a 37-38 anni è stato comunque uno degli attaccanti più prolifici, addirittura ha vinto la classifica dei cannonieri un anno con il Verona ed era già alla soglia di 37-38 anni. Quindi grande rimpianto, perché io Toni me lo sarei goduto molto volentieri per qualche altra stagione, perché era ancora un attaccante in grado di fare la differenza. Anche che poi Toni andò a Genova e segnò pure lì, segnò diversi gol. No, a Genova non andò benissimo, lui ci mise un po' prima di ricarburare dopo la Roma. Lui non fece benissimo nella stagione in cui iniziò al Genova e poi andò alla Juventus. Poi ci fu un'esperienza, se non sbaglio, in Qatar o negli Emirati Arabi, tornò a Firenze e lì fece bene, e poi ci fu la sua avventura bellissima al Verona, sono stati 3 anni spettacolari. Prima del Qatar, una valanga di gol. Presenza con la Juventus, ma sì, poi roba. Sì. Chi è che sta facendo le pulizie di Pasqua nel frattempo? Stai facendo un casino? Papà, fa casino questa diretta. Papà, si sente tutto, un giorno la mamma, un giorno il papà, che ha deciso, mo a stora, ma ai 7:30 di mattina tu pare, ma che deve fare? Ma che te devo dire? È una roba incredibile. Gli ha detto Valentina, devo fare casino, hai capito? Ecco. Che poi se sei veglio Anna Maria temena. Niente, non mi frega niente. Ha fatto come i bambini, si è fermato 3 secondi, ha sentito? Ha ricominciato. Fantastico, facciamo così. Buongiorno, anch'io condivido la stessa strategia di Alessio per uscire dall'appartamento. Ieri ero alle 13:39 da solo in giro con una gallina prataiola dallo sguardo un po' spento. Hai capito? La gente, no. Gente prataiola, ci siete? Sì, la gallina prataiola. Sì. Io voglio una foto di Marino De Mare che esce per strada, scende in strada con la gallina prataiola. Ma adesso voglio vederla la gallina. Aspetta, allora, la gallina prataiola, nota anche come Tetrax, è un grosso uccello della famiglia delle otarde, unico membro del genere Tetrax, peraltro. Nidifica in Europa meridionale e centrale. E gli uccelli che vivono in Europa meridionale sono soprattutto stanziali, ma le altre popolazioni migrano più a sud in inverno. Sappiate che è molto simile a un anatra, per farvi capire. Non c'erano i funghi prataioli una volta? Sì, ci sono anche i funghi prataioli. Scusa, ma quindi lei è stanziale? Non migra? È stanziale. Perché è grassa? Beh, dove va? No, non è grassa. È abbastanza. No, vabbè, grassa adesso. Non è snellissima. Al massimo è robusta. Intanto non è una rondine. Ma è una gallina. Intanto sappiate che entrambi i sessi sono solitamente silenziosi, sebbene il maschio durante il periodo nuziale emette un distintivo soffio che risuona come un prt. È calabrese questo uccello. Ha soppressato. L'ha soppressato. Cacchio, ma io dico veramente boh, ma come mai? Perché? Pensate che in Sardegna è presente la terza popolazione d'Europa di questo uccello, dopo quella spagnola e francese, con un numero di esemplari stimati in circa 2000 individui. Sono tantissimi. Individui, Individui, è così c'è scritto. Beh, cioè, vi dico anche la tassonomia, per fare anche un piacere al nostro Tassotti. L'otarda minore ha 2 sottospecie, la Tetrax e la Tetrax orientalis. Insomma, la differenza è abbastanza importante. No, vabbè, ma adesso ma che modi sono? No. Ma per me. Cosa dice?
No, sullo straziante mi sono. Andiamo un po' ad alleggerire il tutto. Io vorrei fare una carrellata un attimo dei nostri ospiti. Buongiorno, 5 minutini. Ecco. Buongiorno a tutti, strepitosi, pazzeschi. Lele, guardi, una cosa, prima che parta, abbiamo avuto degli ascoltatori un pochino infastiditi perché parla di calcio, quindi non so se lei se la sente stamattina veramente di perpetrare questa strada. Mi dica lei. Gli ascoltatori sono strepitosi, pazzeschi. Voi fate una trasmissione incredibile. Grazie. Incredibile, parlate di tutto, di arte, di moda, di sgnacchera. Adesso meno, parlate, un po' meno. Parlate anche di cucina. Io per esempio quando faccio la carbonara lo faccio con cura metodica, perché la carbonara deve essere aggressiva, deve essere aggressiva sui primi assaggiatori. L'aggressività deve essere corale, non individuale, la dobbiamo mangiare tutti, non solo uno. Coralità, compattezza e idee. Mancano le idee. La carbonara, la matriciana, la lasagna al tonno, la sgnacchera non si criticano mai. Vabbè, adesso si calmi un pochino. Perché si arrabbia sempre alla fine della discussione? Nessuno l'ha attaccata qua. Insomma, stiamo chiacchierando, lo stiamo ascoltando. Conferma anche Maurizio, lo conferma. Maurizio si conferma sempre. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, Maurizione. Ho questo qui da ieri sera attaccato ai coglioni. Chi? No, calma, un attimo di calma. E mi parla di carbonara, di pastolini di pesce. Sono tutti piatti importanti, vanno bene, se hanno fame importante. Sì. A me adesso no, me ne frega. Non ci sarà dare mascherina. Molto bene. È tornata la mamma, credo. La famiglia più compartecipativa del mondo. Mi scusi Maurizio, prego, continui. Buenos días a todos. Maestro, buongiorno, come va? Buenos días, ¿cómo estás? Bene, grazie, non ci lamentiamo. Qua va tutto bene, siamo tutti disinfettati. Abbiamo delle mascherine belle belle, nuove. Abbiamo tutte le nostre cosine, igienificato tutto quanto lo studio. Insomma, noi non ci lamentiamo. Andiamo avanti, ma nel rispetto di tutto. Poi torniamo a casa ordinati, con l'autocertificazione nuova. Ne escono 3 al giorno. Lei è aggiornato in questo senso? Si è procurato l'ultima? Io sono il presidente del Consiglio. Ma non è vero. Giuseppe Conte. E sto per annunciare il nuovo decreto. Salvador, mi sa che mi hanno riconosciuto anche oggi. Io dico, maestro, ma lei no, ma se poi Nerpicà fa l'imitazione del presidente del consiglio, ma con tutto il bene, no, ma faccia il bravo. Cioè... Scusate, mi suonano alla porta. Chi è? Velocissimo, anda risponde proprio. Io non aprirei fosse in lei, Tabares. Sono tornato. È stato il postino come tutte le altre mattine. Cosa l'ha portato il postino? Un attimo che mi stanno risuonando alla porta. Non è il postino, Tabares, non lo faccia. Ah, t'ammazzo, te rovino, del gozzo. Che dramma, ragazzi, che dramma. Cioè, abbiamo scoperto chi è l'assassino, l'attentatore di Tabares, Fabio Liverani. Fabio Liverani, ma non ci crede nessuno, Fabio, ma lei può perdere tempo ad attentare una persona anche un po' attempata, ma mi perdoni, poi con tutto quello che c'ha da mangiare, c'ha tempo che gli avanza, su, sia serio, dov'è? Buonasera a tutti. Ma non è, ma andavamo andata a Liverani, perché scavi? Oggi c'è confusione, Gino che c'entra? Sto facendo da mangiare per questo allenatore. Sì, siete pronti per una colazione nutriente, saporita, lucida e appagante? Ci dica, va. Sotto tutti i punti di vista. Ti fa pure la carezza, siete... che è appagante, no? Per capire. Se siete pronti, cambiate pure canale, perché oggi non ho preparato niente, perché mi fate schifo. Ma Gino, ma scusi, ma lei, ma guardi, il fatto che lei è un po' anzianotto e anche famoso non è che le consente di offenderci, perché qua no, gli insulti ci sono per tutti, se uno se li, no? Se li merita, Stavo scherzando, ovviamente. Poi dicono che noi del nord non abbiamo senso dell'umor. È vero. C'hanno ragione, però. Direi. Sa cosa ci dicono da casa, Gino? Che assomiglia un po' a Pizzul, lei. Siete amici, fratelli? Avete delle derivazioni comuni, per caso? Il Pizzul è un dolce tipico del Trentino Alto Adige. No, professionista. Non era vero. Ci compone di lardo e sugna particolarmente. No, ci dissociamo che non c'è lardo in Pizzul, per carità, è un professionista. Oggi vi presento una variante del babà, noto dolce partenopeo. È una variante abruzzese ispirata a Riccardo Cotumaccio. Sì, grazie. Si chiama il babbeo. La differenza è che al posto del liquore c'è un composto di mortadella fritta fatta a pezzetti, amalgamata con salsa barbecue e caramello aromatizzato
alla vaniglia con scorza di limone a mucchina, latte condensato, saltimbocca alla romana, crocchette di pollo castagnole alla crema di liuccica e una piccola spruzzatina di pan carré. E poi dicono che le colazioni in Italia non le sappiamo fare. Ma è illegale sta cosa, ma questa non passa la dogana, sto prodotto è solo di 10 grammi. Sì, vabbè, 10 grammi nei suoi sogni. Senta, visto che la mucchina non si trova, c'è qualcosa che si può, con quello in cui si può sostituire per caso? Sono mangiato sta roba, sta esplodere. La notizia è che non si è ancora esploso. Cioè, ma perché fa esplodere Tabarez? Mi scusi, ogni mattina lei si presenta a casa del povero Tabarez e lo attenta. Perché allora, fa questo? Ma io sono simpatico giocherellone, diciamo che mi sto sfogando, non potendo più piappisse Petriccione, mi sto sfogando col maestro, ma il maestro mi conosce, sa che io sono un simpatico sussurellone. Vabbè, ho capito, la conosce, ma ogni mattina gli prende in colpo a Tabarez. Se continua così, Tabarez lo salutiamo, però. Ma se fa per divertire, lo famo pure io. Certo. O famo pure tra di noi nello spogliatoio, non è un problema, se sai, con Babba Gara abbiamo fatto un sacco di volte. Ho preso a piste 2000 volte Babba Gara. Sì, ma io le segnalo che Babba Gara è un pischello e da Tabarez c'ha 80 anni, stia attento. Ne terrò conto, perché noi non dobbiamo mai puntare sull'individuale, ma sul collettivo. Seminiamo tutti, capito? Tutti. Se prima me ne ha pure a te adesso. Sentite, visto che siamo quasi ai saluti, mi fate sentire solamente al volo come sta Pulvirenti, che c'ho sempre un po' di pensiero io, che quello combina tutti i guai, ogni giorno non si capisce che sta combinando, se è in compagnia, se sta da solo, se si comporta bene, se è ancora tra noi. Buongiorno, io sono qui, diciamo che ieri sono stato protagonista di un episodio spiacevole, purtroppo è andata così e io ho provato a uscire da questa mia bellissima dimora. Avevo in mano un foglio, una regolare autocertificazione e purtroppo è successo che dopo 100 km sono stato fermato e mi hanno riportato qui. Ma io dovevo andare al lavoro, insomma, se non si fanno più lavorare le persone qui, ma come si fa ad andare avanti in questo paese? Niente, c'è pure da lamentarsi lui, Ricca, io non so più veramente. Io sono fiero di Pulvirenti, perché sta rispettando in questo momento la sua detenzione. Bravo Emiliano Pulvirenti, bravo. Ho anche stampato l'ultima copia, l'ultimo modello di autocertificazione. Non le serve a lei. Proprio per provare ad andare al lavoro. Lei non può circolare. Non di farlo, insomma, mi fermano prima di arrivare nel mio luogo del lavoro. Esiste questo soggetto che si chiama la legge italiana, Pulvirenti. Lei la rispetti, non può solo dice lei, la legge lo dico io. Ho sempre rispettato, io sono una brava persona, è lei che lo dice, è lei che la infrange. Non staremo noi a convincerla allora, Pulvirenti. No, tanto oggi penso comunque, che non ci riusciremmo. Oggi, visto che io sono un cittadino che vuole rispettare soprattutto gli appartenenti alla mia stessa comunità, oggi proverò di nuovo a recarmi presso il mio posto di lavoro. Magari quando qui tutti dormono e nessuno si può accorgere della mia fuoriuscita, ci proveremo anche stavolta. Vabbè, sono certa che ci riuscirà, Pulvirenti. Le auguro una buona giornata. Preallertiamo. Arrivederci, signor giudice. Regina non c'è giudice. E preallertiamo gli amici di Regina Celi affinché poi mettano un freno a questo nuovo tentativo di evasione. Sì, no. Questo lo dice lei, se non nato. Vabbè, che soggetto. Popolo! Io chiedo al professionista Paolo Rocchetti quanti chili abbia preso ufficialmente dall'inizio della quarantena. Io sono a un +4, un modestissimo +4 che mi auguro di non scavallare, altrimenti sarebbe finita per me, completamente finita. Grazie. Paolo Rocchetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, abbiamo queste intrusioni, guarda, ma io dico, ma ti sembra il caso, il modo? Vabbè, lo diciamo, vabbè. Noi siamo sinceri, +2, dai. +2, vabbè. +2? Sì. Vabbè, con tutto quello che ti sei mangiato non è... Sì, Mirko mi dice sì, però essendo piccolino, 2 già poi... Ho capito, sì, è vero, per carità. Però, diciamo, con tutto quello che ci ha fatto vedere, devo dire che anzi sta contenendo. Paolo, non esageriamo, perché poi diventa complicato, mi raccomando. Esatto. Ecco, un po' di insalata, qualche piegamentino in soggiorno, pendi dall'armadio, non rompe niente che è tutto nuovo, non fa danni subito, però insomma, ecco. Sarei curiosa di sapere cosa ci dice la bilancia di Cotu, invece.
Eviterei, non, non lo so. Ah, se c'è il cuore ti risponde poi perché sta a cucinare, ho visto, no? nei suoi filmati, nei suoi video. Sì, sta imparando, dai. È una buona occasione questa della quarantena. Uno c'ha più tempo. Sì. La parte buona nel bruttissimo che stiamo vivendo è proprio che uno può sfruttare anche questo tempo per perfezionare delle arti, per imparare qualcosa di nuovo, per applicarsi in cose e in mondi sconosciuti, no? Ma come no? Si possono approfondire tante cose in questa quarantena. Ovviamente non stiamo parlando di qualcosa di piacevole, no, lo stare per forza a casa, però va fatto e si possono trovare dei modi comunque per passare il tempo. La bilancia mi ha mandato a quel paese, Valentì. Lo so, amore mio, guarda, forse è meglio non guardare. Poi lo so, io per dire a casa non ce l'ho la bilancia, io penso. Leva le batterie. Mai avuta. Un consiglio a Riccardo, leva le batterie così non te ne accorgi. Pure buttala da qualche parte, guarda. Poi finita questa situazione, ognuno farà i conti con se stesso e cercherà i giusti rimedi per rientrare nella normalità e nei pantaloni. Ecco, vediamo poi come si metterà la situazione per molti. Che pizza, va bene, ma noi parliamo di cose belle, caro Paolo. Allora partiamo come sempre un po' dallo sport, una piccola panoramica, chiaramente sempre complicato, insomma, no, a parlarne in questo periodo, però noi comunque nel nostro reparto parentesi leggerezza e comunque studio della situazione andiamo chiaramente avanti. Certo, io partirei prima dai complimenti alla Roma, sì, e da quello che sta facendo, perché da oggi agli abbonati 75 anni, dai 75 anni in su, darà un pacco con delle provviste, recapiterà a casa un pacco con delle provviste alimentari. In più, finora con Roma Cares hanno raccolto 500.000 euro, quindi che andranno direttamente allo Spallanzani. La Roma è una delle squadre che in Italia si è mossa di più per aiutare in questo momento e ci tenevo comunque a sottolinearlo. Poi se vuoi iniziamo a parlare anche di mercato, perché certo, i nomi ci sono parecchi, però mi piaceva sottolineare questo aspetto. No Paolo, hai fatto benissimo, guarda, ne parlavamo anche stamattina, ieri quando ho appreso questa notizia ascoltando tra l'altro il nostro palinsesto, sono rimasta piacevolmente colpita, non stupita, perché ripeto, la Roma poi insomma l'abbiamo raccontato spesso in questi anni, si è sempre contraddistinta, ecco, di tante critiche a quest'era americana, se vogliamo, sicuramente il lato umano, umanitario, solidale, emotivo, empatico, perché poi a seconda delle situazioni, da calciatori, situazioni di incidenti a situazioni di bisogno nella città e nel mondo, sono sempre stati presenti, in questo veramente encomiabili e sempre in prima linea, tra l'altro anche senza mai pubblicizzare nulla, poi siamo noi che ne parliamo, però insomma non è mai che si è voluta fare pubblicità con tutto questo, la Roma anzi si è sempre comportata in maniera impeccabile e da prendere ad esempio, questo è un motivo di grandissimo grandissimo onore, vanto e stima, quindi hai fatto benissimo a sottolinearlo e continueremo a farlo, anche perché tra l'altro dicendolo ad alta voce permettiamo anche, oltre che a noi ma a tanti che non lo sanno, anche di magari grazie ai canali proprio della Roma anche di donare qualcosa in questo momento. Questo è un momento di unione, no, nel mondo, chi sta un po' meglio deve cercare anche di dare una mano e per se stesso, perché la ricerca e chiaramente la prevenzione e la e anche tutto quello che è l'intervento in prima linea in quello che sta accadendo salva spesso anche noi, magari chi sta bene dalla possibilità e dal rischio di ammalarsi, e in più aiutare chi sta chiaramente messo peggio, per cui insomma è un bel messaggio, devo dire, bravo Paolo che l'hai sottolineato, ci stava tutto. Poi se vuoi torniamo al materiale, se vogliamo anche forse solamente ai pensieri, perché per ora parliamo di pensieri, di piccoli movimenti a livello di ragionamento, no? Quello per quanto riguarda il campo, il mercato. So che Fonseca, almeno leggo che Fonseca sta studiando come te per la prossima stagione. Sì, Fonseca è a casa, al sicuro, a Roma, e sta studiando giocatori per il futuro, non come qualche giocatore che invece è al mare, tipo Douglas Costa, e si fa i video e i selfie felice e contento. Mi ha messo un po' tristezza vedere quelle immagini lì, invece il nostro mister è a casa e sta studiando per il futuro, quindi giocatori magari da acquistare in estate. Mm-hmm. Si parla di mercato, si parla di Mkhitaryan, l'ipotesi potrebbe anche essere questa, ovvero rinnovare con l'Arsenal e ricordiamo che lui ha un anno di scadenza dal contratto con l'Arsenal, quindi non si potrebbe rinnovare ad esempio il prestito in questo momento, però se rinnova con l'Arsenal
poi la Roma lo può nuovamente richiedere in prestito. Lui è un giocatore di minoraiola. Questa ipotesi secondo me non è da scartare, come non è da scartare l'ipotesi che Smalling possa rimanere il prossimo anno nuovamente in prestito, però magari aggiungendo un obbligo di riscatto. Stessa cosa per Mkhitaryan, qualora dovesse rinnovare con l'Arsenal. Sono due giocatori che stanno bene a Roma, si sono trovati bene a Roma, si sono trovati bene con Mister Fonseca, e quindi secondo me non è da scartare nemmeno questo tipo di ipotesi, perché cambieranno tante cose in questo mercato. Soldi ce ne saranno pochi, a mio avviso, e ne gireranno pochi. Quindi non escluderei questa doppia ipotesi con la Premier League. Hai capito? Ecco quanti fili diretti con la Premier. Tra l'altro Premier che in questo momento, insomma, non in quanto Premier ma in quanto paese, non è che proprio, no, sia schermatissima da quello che accade. Quindi anche qua aspettiamo di capire quello che succede e come si mette. Però insomma ci sono questi canali verso oltre Manica, non lo apprendiamo con curiosità. E vediamo quello che succederà. Tra l'altro sento anche, insomma, di nomi un po' più esotici. Poi non so, insomma, se oggi sono buttati lì, che ne so, tanto per livello di curiosità. Aspetta che sto curiosando anche tra gli articoli che vedo sotto nei vari quotidiani che ho letto. Tu intanto chiaramente... Ce n'era uno sulla Gazzetta che parlava proprio di quello che dicevamo noi due giorni fa sul problema terzini, sì. Roma, ovvero non c'è un titolare né a sinistra né a destra, mm-hmm. Almeno in questa stagione non c'è stato, ci sono stati giocatori che per un tempo hanno fatto i titolari e poi sono tra virgolette scomparsi dai radar, e quindi bisogna capire che farà la Roma da questo punto di vista, perché Zappacosta non ha mai giocato, mai, sì, e è stato esatto, nuovamente il prestito, ecco. Su Santon, diciamo che a fine gennaio Petrachi e il suo agente si erano parlati per rinnovare nuovamente con Santon per la prossima stagione e magari spalmare l'ingaggio. Il problema è che poi è successo quello che è successo e non ci sono stati altri contatti al momento, però l'idea di rinnovare c'era con Santon, questo te lo posso dire per certo. Bruno Perez sembrava una barzelletta, uno scherzo quando ne parlavamo a novembre, e invece poi nelle ultime partite è stato un titolare. Tu che mi dicevi guarda che torna, mi sa che rimai pure, dicevo vabbè, non scherziamo, dai, ecco, guarda dove è andato a finire. Dai, sono incredibile, comunque. Esatto. Incredibile. Tornerà dal prestito al Valencia, poverino, sfortunatissimo il suo prestito al Valencia. Secondo me c'è la Fiorentina come prima ipotesi per lui, quindi rimanere in Italia, difficilmente penso alla Roma. E la Fiorentina è la squadra in pole position al momento, e poi c'è da capire Spinazzola, che era un giocatore che la Roma aveva venduto a gennaio, quindi anche qui non ci puntava molto. Poi sono cambiate le strategie di mercato con l'Inter e la trattativa per Politano, e quindi c'è da capire pure su Spinazzola cosa si farà. Vediamo un attimino su Kolarov. Anche qui la Roma ha rinnovato di un anno con il giocatore, però c'è il Bologna che è interessata a Kolarov, o addirittura potrebbe smettere lo stesso giocatore, si parla anche di questo. Quindi vediamo che succede, perché sui terzini veramente c'è da capire parecchio. Sinceramente non ci sono certezze, forse è l'unico ruolo reale della Roma, sia a sinistra che a destra, dove certezze non ci sono al momento. Vediamo, no, lì è pure un dramma, se vogliamo, perché insomma tanti numeri, tanta abbondanza, ma in realtà poi è efficacia, no? Eh sì, perché ti servirebbe un titolare sia a destra che a sinistra, e non è facile assolutamente, anche in un mercato dove sei tra virgolette in ristrettezze economiche, prendiamo sempre tra virgolette questo termine. Non credo che la Roma riuscirà a spendere, non lo so, 30 milioni per uno a sinistra e 30 milioni per uno a destra, quindi è difficile da questo punto di vista trovare due alternative, due giocatori titolari sul mercato, però vediamo un po' che succede. Sarà un mercato molto lungo, secondo me di nomi ce ne saranno parecchi da qui
a chissà quando. Vediamo anche un po', intanto capiremo anche gli appuntamenti. Scusa, nel frattempo qua ho mosso il filo, sto a fare un casino, non mi sento manco più da sola, eccomi, sto facendo macelli e li riparo, non ci fa caso Paolo. Intanto vediamo anche poi veramente nel frattempo, mentre si muovono queste idee, mentre si studia questo o quello, studia il tecnico, studiate voi, studia la Roma, Roma che si deve ancora poi formare per il prossimo futuro, quando veramente si riprenderà a giocare. Che competizione si ricomincerà a giocare, se davvero quella di quest'anno oppure se si deciderà di bypassare e andare oltre. Ieri abbiamo appreso che il calcio non professionistico in Inghilterra si è fermato, è stato dichiarato proprio annullato, sospeso, insomma, voglio dire, bella se becchiamo l'anno prossimo, ecco, quello non professionistico, lo vediamo. Ancora il calcio professionistico sta lavorando, perché di soldi in ballo ce ne sono veramente tanti, per cercare di concludere i propri campionati. Si parla di, come ultima opzione, dal 3 giugno fino a metà luglio, e poi fare le coppe europee fino a fine agosto. Questo potrebbe essere un'idea. Il problema, mi chiedo io, quando inizierà il campionato dell'anno prossimo, in caso, perché poi hai gli europei uguale, puoi finire tardi, hai gli europei e le olimpiadi il prossimo anno, quindi non è che puoi iniziare a dicembre la serie del prossimo anno. No, ma infatti qua è tutto un macello. Tra l'altro stiamo anche aspettando questo nuovo decreto, insomma, no? Qua si sta lavorando, sto leggendo mentre parlo proprio con te, no? Alla legge delega sullo sport, al quale stanno lavorando il ministro dello sport, chiaramente il ministero tutto, Spadafora, insieme al presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. Il governo sta proprio lavorando alla legge delega per lo sport entro luglio, per dare un po' ordine, perché dopo la sospensione delle Olimpiadi vanno un po' ribilanciati un sacco di eventi e tantissime scadenze che chiaramente in questo momento sono nebulose e non si possono neanche sancire con esattezza, per cui anche il lavoro degli addetti ai lavori, scusate la ripetizione terrificante e drammatica, non è per niente semplice, perché non ha basi chiare, Paolo, quindi insomma su tante cose dovremo per forza riaggiornarci, c'è poco da fa. Assolutamente sì, si deve andare giorno per giorno. È difficile ovviamente organizzare un torneo del genere giorno per giorno, però va fatto così. È una pandemia mondiale, quindi si deve andare a tentativi. Per forza, non ci sono veramente alternative. Mi fa molto ridere che la prima della Gazzetta, peraltro Gazzetta che fa parte del pacco Paccotto e Contropaccotto, che darà la Roma anche in omaggio agli over 75 abbonati, insieme alla pasta, magari a qualche prelibatezza, ci sarà la sciarpetta e anche la Gazzetta dello Sport, che nel dubbio è un bel leggere per gli amanti dello sport. Questa mattina la cover story, diciamo così, se possibile, è per Bastoni dell'Inter e mi fa pensare al mio fantacalcio, era stato uno degli acquisti nel mercato di riparazione, peraltro anche molto utile sto ragazzetto. Oggi vabbè se ne parla perché parla in maniera esclusiva sulla Gazzetta, mi fa pensare quanto è lontano, no, la nostra la quotidianità che avevamo poi fino a 20 giorni fa, noi parliamo di 6 anni fa, eppure sembra veramente lontana anni luce. Speriamo di tornare presto a parlare di queste cose futili che ci piacciono di più. Assolutamente sì, Vale. Molto bene. Paolo, noi ci sentiamo dopo, perché sto parlando con Matteo nel frattempo Quincy, che sarà con noi alle 9.40 questa mattina. Gli stavo confermando che lo chiamerà il nostro bono cover dalla regia. E insomma, oggi chiuderemo con un po' di arte, che non è per niente male. Quindi alle 9.40 ci diamo appuntamento. So che tu sarai lì con le orecchie attentissime. Un ricordo romanista. Bello, io bello. Prima gli auguri a una persona speciale, sì, per me, ovvero mio nonno, che oggi compie 90 anni. È un momento difficile, però gli mando un forte abbraccio. Oddio, nonna rock. Vabbè, ho capito. Intanto gli dedichiamo questa canzoncina allegra degli auguri, che fa parte di me e Bonocore da oltre 10 anni ormai. Noi festeggiamo sempre con questo sottofondo. Facciamo tantissimi auguri a nonna Rocchetti e le mandiamo un bacio gigante. 90, Paolo. 90. Mamma mia ragazzi, che rock, che concerto. Appena potrete festeggiare, bisogna fare un concerto dentro casa con tua nonna 90 anni, cioè, capisci? Assolutamente sì, per forza. Ecco, per forza. Invitateci anche a noi, veniamo a dare un abbraccio a nonna. Intanto salutacela tanto, le facciamo veramente tantissimi auguri, tutti insieme con un cuore gigante. Resistete, perché il momento, mi rendo conto, è difficile, le cose brutte, le cose belle, non si può star vicino veramente a chi si ama, però torneremo ad abbracciarsi, quindi nonna Rocchetti, un abbraccio, tantissimi auguri, a presto per i festeggiamenti. Benissimo. Va bene. Paolo, mandale un bacio anche da parte nostra, io ti lascio la tua giornata, tanto noi ci resocontiamo e confrontiamo più tardi. Grazie mille, un bacione.
Grazie a voi. Grazie al nostro Paolo Rocchetti, ancora veramente tanti 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 auguri a nonna Rocchetti, 90 anni ragazzi, mamma mia che treno, bella lei.